J-Squad, questo video è sponsorizzato da Perfect Lace Wig. Come vedete mi hanno mandata questa parrucca meravigliosa, baby. So che mi avete fucilata nel mio video precedente con Perfect Lace Wig, dove indossavo la parrucca. Mi avete proprio massacrata, ragazzi, ci ha detto: "Uè, con calma, ok?" So che non sembravo naturale, però... chi ha detto che voglio sembrare naturale? Mi piace moltissimo il colore. C'è chi ha fatto qualche commento tipo sulla transizione del colore. Ragazzi, la cosa bella di questa parrucca è che, siccome sono capelli veri, se non vi piace potete comunque fare una trasformazione anche voi in casa con la tinta che avete a casa, capite? Tutti i dettagli saranno nel link in descrizione. E in questo video mi preparerò con voi e vi parlerò di alcune cose, di alcuni aggiornamenti. E sì, spero tanto che vi piaccia questo video. Cominciamo, eccoci qua. Comincio prima di tutto con la mia crema per capelli chiamata Moisture Sealing Hair Butter. Ok, è ciò che metto sui miei capelli perché metterò la parrucca, quindi cerco di proteggere i miei capelli veri, ok, in modo che non si asciughino fin troppo sotto la parrucca. Sapete com'è? Quando indossate le parrucche non dovete abbandonare i vostri capelli, ok? Fate qualcosa per farli star bene nel frattempo. Un attimo che mi faccio le sopracciglia perché non riesco a parlare mentre le faccio. Niente, comunque io stavo dicendo che in pratica sì, sono andata a questo evento di Fenty Beauty, girl. Ero un po' triste, no? Quindi non avevo voglia di uscire, non avevo voglia di vestirmi, non avevo voglia di truccarmi. Poi dopo ho detto: no, dai, vado. E quando sono andata, ragazzi, sono veramente felice di essere uscita di casa prima di tutto, perché mi ha aiutata a elaborare il tutto e accettare le cose per come sono, girl. Perché, ok, dopo vi racconterò che cosa è successo su quello, ok? C'erano così tante persone conosciute, così tanti influencer, così tanti makeup artist. Cioè, l'energia era bellissima. Abbiamo mangiato, bevuto, chiacchierato, socializzato, fatto foto. Che poi io, cioè, ragazzi, ero così... è la prima volta che vedo così tante persone conosciute nella stessa stanza, ok? Quindi, cioè, non lo so, mi è venuto tipo, mi è venuto un blocco. Non riuscivo più a fare le pose, non riuscivo più, cioè non sapevo neanche più come tenere il bicchiere di vino. Girl, ero super nervosa. Però dopo mi sono sciolta e sì, mi sono un po' tranquillizzata. Vi farò vedere i trucchi Fenty Beauty che mi sono stati dati all'evento e sono super entusiasta di provarli. Comunque giusto, adesso sto anche mettendo il fondotinta Fenty Beauty, però questo non l'ho preso all'evento, ce l'avevo già io. Questo è il Pro Filter e la tonalità è 495. Però appunto, come dicevo, ho avuto un paio di cose e ci sono ovviamente le novità di Fenty Beauty, tra cui questo bel mascara che proveremo in questo video. E poi mi sono... e poi mi hanno anche data questi due ombretti. Mi hanno dato questi due ombretti. Mi hanno dato questi due ombretti, questo nuovo mascara e questo pennello numero 1. E ho scelto anche il numero 3. Adesso che ho finito la parte che è più difficile per me, cioè l'ombrato, una cosa che vorrei farvi sapere è che Judith sta soffrendo di corazon. Sono stata molto felice ultimamente, molto ma molto felice, perché ho raggiunto tante belle cose. Però allo stesso tempo, oh, a quanto pare non puoi avere tutto dalla vita. Non so neanche come spiegare, non è proprio un dolore di cuore, perché alla fine so che sto facendo la cosa giusta e so che è tutto per il meglio. Però allo stesso tempo, cioè, è difficile una rottura. Oh, non ho mai provato questo tipo di sensazione e vi dico, ragazzi, anche se sai che è per il meglio, anche se sai che è la cosa giusta da fare, c'è questa cosa che è l'affetto, no? E è difficile la separazione, è difficile. Io non so le persone che magari stanno insieme da 3 anni, 4 anni, alcuni 8 anni e si lasciano, come si sentono, come riescono a gestire la cosa. Perché sì, mi sento libera, mi sento più felice. In questo arco di tempo in cui mi sono lasciata ho fatto tantissime cose, quindi ovviamente c'era un problema. Adesso sono del tipo, fa un po' freddo. Oppure ci sono momenti in cui dico, cavoli, in questo momento sarei con questa persona, come vorrei che questa persona fosse qui per raccontargli di questa cosa. Io ovviamente non voglio che andate ad insultarlo o quel che è, perché alla fine è finita. Cioè, è giusto anche che questa persona vada avanti e faccia le sue cose. Però sapere il fatto che ha trovato un'altra solo dopo 2 settimane
a me ha lasciata proprio. Boh. Cioè, ragazzi, io non ci capisco niente. Non ci capisco niente. Non capisco più il significato di. Non dell'amore, anzi, no, non voglio sembrare melodrammatica, cioè che non capisco più il significato dell'amore, no, però. Non lo so, forse un giorno guarderò questo video e riderò e dirò che cavolo, ma cioè io ero qui che mi facevo le pare per questo qua. Però quando ho visto che si è messo con questa persona che conosco anche, sono rimasta proprio confusa, confusa, confusa. Ok ragazzi, mi spiego meglio. Il motivo per cui mi sono sentita così male a sapere che stava con un'altra persona non era essenzialmente il fatto che stava con un'altra persona, era il fatto che stava con una ragazza che conoscevo, che era venuta anche a casa nostra, con cui ho chiacchierato e mi ha ferita perché ho pensato, cavoli, quindi tutto sto tempo ti piaceva il mio ragazzo? E stessa cosa di lui, ho pensato, ma quindi tutto sto tempo ti piaceva lei? Quindi cosa, ho vissuto una menzogna? Ho vissuto una menzogna tutto sto tempo. Proprio un sentimento di, non so, vomito. Proprio di schifo proprio. Però sapete una cosa, bisogna anche accettare il fatto che non ho il diritto di dirgli cosa deve fare o come deve affrontare la rottura o come deve rispettare la nostra rottura. Perché alla fine non stiamo più insieme, non mi deve più niente. Non mi ha mai amata, non mi ha mai. Boh. Boh. Io non so. Ho deciso di prima di tutto smettere di guardare le sue storie Instagram perché veramente mi sto torturando. Mi sto torturando. Sì, e lo ammetto, cioè io non sto qui a far la finta. Non me ne frega, girl. Te ne frega come, ok? Hai avuto una storia con questa persona ed è normale che te ne frega, è normale. Sarebbe strano se non te ne fregasse niente. This is the rhythm, 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 mama. Anche io starò bene, cioè basta che smetto di spiare il suo profilo e di guardare quello che fa, perché alla fine ovvio non mi aiuta e so che non troverò nulla di utile alla mia vita. Quindi faccio così e bon. E poi un'altra cosa, ragazzi, avete visto questo coming out di Nikki Tutorial? Io sono rimasta scioccata. Cioè, io pensavo che stesse per dire qualcosa sul suo orientamento sessuale, non sul suo sesso. Non so neanche. Non vorrei neanche fare il commento sbagliato, però non l'avrei mai detto, perché si è presentata così, capite? Si è presentata come Nikki, come donna, quindi è ovvio che la tua mente non va neanche lì. Però avete visto che nel video diceva che l'ha detto prima, ha detto che prima o poi l'avrebbe detto, però l'ha detto prima perché in pratica c'era qualcuno che voleva appunto far uscire la notizia prima di lei. Ha fatto molto bene a fare il video prima lei. Perché immaginate se usciva tipo nelle notizie così dal nulla. Non penso che avrebbe danneggiato la sua carriera, però sapete, se lo dice qualcuno per te, fai più la figura di quello che non è onesto al 100%. Quando in realtà, secondo me, lei l'ha fatto non solo per proteggersi, ma anche perché non voleva che ci concentrassimo su quello. Secondo me, vabbè, è stata una cosa coraggiosissima. Voi cosa ne pensate di questo suo coming out? Wow, girl, wow. Beh, in ogni caso, siamo giunti alla fine di questo video, ragazzi. Grazie mille per aver guardato e ci vediamo alla prossima. Baci, baci e ciao! Questo è per i single. Questo è per voi col cuore spezzato. Vivano il col cuore spezzato. Fai un twerk se sei single. Fai un bel twerk e fagli vedere che sei sul mercato. Perché non stai più con nessuno se sei single. Ti sei fatto fregare. Ti ha preso in giro, ti ha usato i soldi. Ti ha approfittato di te, ti ha alzato le mani addosso, e tu come una scema sei rimasta, sì lo sappiamo siamo stati proprio scemi, ma va bene, ora è finita, ora siamo di nuovo sul mercato, sulle mani se sei single, sulle mani se sei single, siamo liberi, non dobbiamo fare niente, possiamo mangiare tutto il nostro cibo senza pensare a nessuno, possiamo uscire senza pensare a nessuno. Siamo liberi, siamo sul mercato, possiamo fare tutto quello che vogliamo.